Si sta per avvicinare ormai l'inizio del nuovo anno scolastico 2016-2017 e i giovani studenti, dalle elementari sino alle superiori, stanno approfittando delle ultime settimane di vacanze prima che la campanella ritorni a suonare. C'è chi comincia già ad acquistare tutto l'occorrente per la scuola, zaini, astucci, quaderni e presto si penserà anche ai libri. Una spesa non indifferente per le famiglie italiane, che ogni anno si ritrovano a fare i conti con l'acquisto dei libri di testo per uno o più figli. Intanto però ci sono buone notizie per le famiglie che hanno presentato le istanze per la fornitura totale o parziale dei libri per l'anno scolastico 2013-2014. Presto infatti verranno distribuiti tra gli aventi diritto i fondi assegnati dalla Regione. Questa importante comunicazione proprio a maggio del 2016 che riguarda la possibilità di ottemperare quelle che sono le leggi vigenti per la ripartizione di alcuni fondi che naturalmente saranno devoluti alle famiglie che ne hanno fatto istanza per la fornitura parziale o totale di libri. Naturalmente stiamo parlando di alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono più di 80.000 euro che andranno distribuiti a queste famiglie, naturalmente ricordando che hanno fatto istanza dietro presentazione anche degli scontrini fiscali, ed è assolutamente importante che quantomeno si cominci a distribuire questi fondi. Il comparto scolastico è un comparto molto impegnativo da tutti i punti di vista. E parlo naturalmente in Italia in generale, sono più di 668.000 famiglie quelle che hanno diritto a delle forniture gratuite o parziali dei libri. Sono famiglie naturalmente il cui reddito ISEE è inferiore, nel nostro caso parlo della nostra regione, 10.600 qualcosa, mentre in generale il reddito ISEE al quale fa riferimento appunto la normativa è oltre 15.000 euro. Di queste famiglie, di questi alunni, oltre 668.000 alunni di cui parlavo, naturalmente la distribuzione è molto disomogenea. Lei consideri che nella regione Veneto, per esempio, sono circa il 7%, mentre in Sicilia gli aventi diritto sono oltre il 30%.